Il piano strategico intercomunale dell'area vasta di Cagliari, presentato venerdì in comune, ha visto la collaborazione sinergica di tutte le 16 amministrazioni coinvolte. Sinergia utile e necessaria che dovrebbe essere adottata proprio come metodo di lavoro sempre, ha sottolineato il sindaco di Quartu, Mauro Contini. È un momento molto importante perché chiaramente permette agli amministratori dell'area vasta, dei 16 comuni dell'area vasta, di poter dialogare al di là dei confini delle proprie realtà e quindi creare servizi anche molto più efficienti con dei costi inferiori. Questo è chiaramente l'arrivo di un percorso che è stato molto lungo, che oggi arriva al culmine, dove troviamo sindaci che, provenienti magari da parti politiche diverse, che però parlano la stessa lingua per il bene del loro territorio e dei loro cittadini. Il progetto di sviluppo integrato, che definisce gli obiettivi strategici di medio e lungo termine, in particolare nell'ambito della mobilità, sarà determinante per il riassetto dei comuni, tra cui senz'altro Quartu, che gioca un ruolo centrale nell'area vasta. Per Quartu è uno strumento ancora più importante, perché Quartu svolge un ruolo molto importante nell'area vasta, abbiamo 25 km di costa e abbiamo necessità proprio di interloquire con il resto del territorio per quanto riguarda in particolar modo la viabilità. Uno dei punti di forza di questo piano strategico è infatti la metropolitana e tutto quello che è la 554. Che fanno parte delle nostre schede. Altro intervento molto importante è stata la riqualificazione dell'intero compendio di Isarenas, che ci vede oggi portare avanti anche le opere dove ci sarà lo stadio che ospiterà il Cagliari Calcio, che anche lì è un intervento, diciamo, che è una sorta di collante tra Cagliari e Quartu, il parco di Molentargius e il litorale. Quindi ci sono degli interventi molto importanti per il nostro territorio.